Allora, i complimenti sono d'obbligo per il tecnico Amaulo, per questa vittoria fondamentale per i tre punti, ma anche perché avete, possiamo dire, no, scritto una bella pagina della storia dello sport a Pineto. Sì, proprio abbiamo scritto un'altra pagina di storia. Continuiamo a sognare, però dobbiamo stare coi piedi per terra e ci tenevamo a fare una prestazione importante contro una squadra di livello assoluto come il Pescara, contro il mister Zema, che magari è un maestro di calcio e si vede le sue squadre come interpretano bene le partite. Quindi non aver subito gol contro Zema, questa cosa è importantissima perché dà l'idea dell'equilibrio, la solidità di squadra e la capacità di soffrire durante la partita. Però siamo venuti a giocarci la partita a viso aperto perché abbiamo provato pure ad attaccare, abbiamo fatto meglio il primo tempo, il secondo abbiamo sofferto 15-20 minuti, poi con i cambi abbiamo trovato questa la rete del vantaggio e forse il risultato ci premia oltremodo, però alla fine vi tenete stretti 3 punti. Ci teniamo stretti 3 punti e non dobbiamo esaltarci più di tanto perché il percorso è lungo e dobbiamo continuare a lavorare. Ecco, prima Fabio Ferraresi ha fatto una domanda a Zeman sottolineando la sua analisi tattica, nel senso quella di Amaulo sulla lettura della partita, mediano su mediano e poi le mezzali che andavano sui terzini. A me ha sorpreso particolarmente Giambe per come ha fatto la fase di non possesso da quinto. Sì, diciamo è stata una chiave della partita importante perché era un giocatore che quel ruolo l'ha fatto pochissime volte, si sta adattando, quando è entrato le partite precedenti si è espresso molto bene, oggi confidavo molto nella sua forza fisica, nella sua gamba, nell'attaccare gli spazi contro la squadra, contro il Pescara, era l'idea iniziale di poter sfruttare le sue caratteristiche per poter far male il Pescara. Non c'è riuscito lui personalmente, ma però anche diciamo, la scelta di Shakir iniziale, perché un giocatore di gamba poteva attaccare bene la profondità e noi dobbiamo fare questo tipo di partita, essere aggressivi e poi ripartire con giocatori di gamba. Poi alla fine è capitato a Gambale, che forse era quello meno che ha questo tipo di caratteristiche, però alla fine ha vinto il confronto diretto con Brosco e ha trovato questa marcatura importantissima, soprattutto per lui, perché il primo gol è con la maglia del Pinedo, quindi anche lui si è sbloccato, bene che abbia trovato la rete della vittoria e soprattutto sto contento per lui, che magari per l'attaccante è la medicina migliore il gol. Una domanda, una da studio e poi salutiamo il tecnico Amaulo. La domanda è naturalmente da parte di Fabio Ferraresi. No, boh, io al mister che conosco e seguo da tantissimi anni faccio i complimenti per una carriera che forse ha dato meno rispetto a quello che meritava. Volevo chiedere di ingrosso, che qua a Pescara l'anno scorso praticamente non ha giocato mai, è un giocatore che ancora dal mio punto di vista in Serie C fa la differenza. Allora, intanto Fabio Ferraresi le fa i complimenti, poi su Ingrosso, Pescara non ha giocato mai, da lei sta facendo la differenza adesso. Beh, abbiamo preso Ingrosso perché confidiamo molto nel suo carisma, nella sua personalità, noi abbiamo bisogno di un giocatore che guidi, ecco, questi ragazzi e Gianmarco è uno importante per noi, al di là della prestazione di oggi, ma noi mi auguro che lui ne faccia altre, soprattutto come punto di riferimento per i ragazzi che abbiamo su questo gruppo, lui e Amadio, giocatori importanti che possono prendere nei momenti di difficoltà questi giovani interessanti che possono, ecco, crescere ancora. Vorrei dedicare la vittoria a Schirone, che purtroppo ha avuto un serio infortunio al ginocchio. Valuteremo domani la risonanza, però diciamo, i primi sintomi sono molto preoccupanti.